Salve, grazie ai nuovi iscritti. Allora, per chi vuole cimentarsi nel costruire un lettore compact disc con il CD-ROM, allora la prima cosa è un lettore CD-ROM, possibilmente un Plexor. E io non guardate che ho tagliato la parte superiore, l'ho scoperto perché è una questione di altezza. Poi c'è bisogno di un circuito che lo trovate facilmente in qualche sito cinese su eBay che gestisce il CD-ROM. Il costo si aggira intorno ai 25 euro. Niente, poi bisogna costruirsi un'alimentazione. Non guardate questa che è un po' complessa perché io ho aggiunto l'accensione con un semplice pulsante, però basterebbero 12 volts e 5 volts stabiliti. Poi la cosa migliore, perché io l'ho provato sia con l'uscita digitale mandandola a un DAC e adesso lo sto provando con l'uscita valvolare, che devo dire è sorprendente. E l'ho paragonato a altri compact disc che ho, Philips, Marantz, Sony, e devo dire questo lo preferisco, insomma, per una qualità di ascolto, con un'uscita valvolare. Un preamplificatore, insomma, da costruirsi. Io ho provato un progetto, però ci sono, insomma, altri preamplificatori che potrei provare, ma per una questione di tempo, con calma poi lo farò. Adesso ascoltiamo un po' come è il risultato. Grazie.